Riprendiamo invece il giochino che facevamo già la settimana scorsa. Ricordate, ci siamo messi a svolgere un esercizio per imparare a fare questa modellazione delle classi. Il primo passaggio che abbiamo fatto è stato quello di identificare, per quanto possibile, le classi principali, no? Che servivano per descrivere il sistema. Ricordate i biglietti coupon paper della GTT del trasporto, okay? Allora abbiamo identificato le classi, abbiamo identificato le relazioni principali. Cosa ci manca ancora per completare il diagramma delle classi? Beh, oltre che ovviamente ragionare bene sui dettagli per vedere se manca qualcosa, ma ci manca la cardinalità delle relazioni e gli attributi delle classi. Ricordiamoci sempre, il nostro ritornello è sempre che questa classe rappresenta le informazioni che abbiamo sul biglietto, le informazioni che abbiamo sul rivenditore, e questa relazione attiva rappresenta le informazioni che legano il rivenditore e il biglietto nel momento in cui questo viene attivato, o legate al processo di attivazione, o legate al fatto che sia attivato. Non voglio mettere un tempo futuro o passato, perché poi dipende dai casi, non vale come regola generale. Ok? Quindi informazioni che sono intrinseche nella natura del biglietto del rivenditore, che non dipendono da chi fa le cose, dall'attore che compie le azioni. Invece l'aspetto di chi fa le cose, chi è responsabile di una certa azione, lo vedremo nei modelli di processo, non nei modelli concettuali. Quindi teniamo separate le cose. Sul ipotetico, immaginario modulo cartaceo su cui abbiamo le informazioni sul biglietto, c'è da qualche parte, serve un'informazione sul rivenditore che l'ha attivato? Sì, allora è una relazione, no? Che su carta significa che andare a riportare un angolino al rivenditore. Nel modello, diciamo, di informatico, lo esplicito proprio come relazione, cioè quell'informazione non è né del biglietto né del rivenditore, è di tutti e due, è condivisa tra i due, sta nella relazione tra i due. Non è che quel biglietto è diverso perché è stato attivato da un rivenditore piuttosto che da un altro, è sempre lui. E non è che il rivenditore è diverso perché ha attivato il biglietto 100 o il 101. È sempre lui, quindi non è informazione propria né dell'uno né dell'altro, ma è informazione che li lega, che dice che quel rivenditore lì, che è sempre lui, e quel biglietto lì, che è sempre lui, guarda caso, è stato attivato proprio da quel rivenditore. Questo è un po' come dobbiamo ragionare in termini di relazioni. Abbiamo un elenco di biglietti, un elenco di rivenditori, questi due in qualche modo sono collegati a due a due. A con che vincolo sono collegati? Beh, in questo caso ci chiediamo cardinalità. Dato un rivenditore, quanti biglietti questo può attivare? Valanghe? Una quantità arbitraria. Quindi possiamo andare qui a sezionare una cardinalità di tipo 0 infinito, cioè senza vincoli. Non è obbligatorio per un rivenditore che abbia attivato almeno un biglietto, magari aperto stamattina, e può attivarne una quantità arbitraria. Quindi mi metto dentro il venditore e dico: quanti biglietti vedo dall'altra parte della relazione di attivazione? Viceversa, mi metto dentro il biglietto e mi chiedo: questo biglietto da quanti rivenditori può essere attivato? Uno. Può essere attivato una volta sola dal rivenditore che lo attiva, singolo. Oppure non è ancora stato attivato. Un biglietto esiste prima di essere attivato. Prima di essere attivato, ovviamente, lui non ha ancora un rivenditore che l'abbia attivato. Non è ancora legato a nessun rivenditore piuttosto che un altro. Quindi abbiamo una cardinalità zero, dato biglietto, verso il rivenditore, che sta a indicare che il biglietto esiste ma non è ancora attivato, oppure quando è attivato so da chi è stato attivato, so qual è il rivenditore che l'ha attivato. Okay? Quindi conoscere un biglietto determina univocamente il rivenditore, conoscere il rivenditore determina o definisce un insieme di biglietti possibili. Quindi
determinano unicamente il venditore quando questo sia definito, ovviamente, perché non è obbligatorio. Ecco, ripetiamo il ragionamento sulle altre relazioni. Qui c'è una O maiuscola che dovrebbe essere minuscola. Biglietto convalidato da obliteratrice. Allora, questo è un ragionamento molto simile. L'obliteratrice quanti biglietti potrà convalidare? Allora, nella sua vita, tonnellate. Quindi anche qua abbiamo uno zero asterisco. Dove lo zero sta perché appunto appena l'ho installata ne ho ancora zero di biglietti convalidati, non ne sono obbligato. La cardinalità minima pari a 1 è un vincolo abbastanza forte che ci dice che non potrei avere un'obliteratrice se non avessi obliterato almeno un biglietto. No? Un po' come la residenza, cioè nel momento in cui voi siete nati avevate già una residenza, non era possibile esistere senza avere la residenza. Qui per un'obliteratrice è possibile esistere senza avere un biglietto, obliterato, convalidato. Lato inverso, un biglietto, presso quante obliteratrici diverse può essere convalidato? Allora, se fosse un biglietto di corsa singola diremmo 1, ma questi sono biglietti di corse multiple, di carnet da 5, da 10 o da 15. Quindi anche qua il biglietto può essere convalidato più volte. Più volte, quante? Beh, minimo 0, massimo, indichiamo asterisco, anche se in realtà sappiamo. Per ricadere nei casi predefiniti di cardinalità, anche se sappiamo che in realtà questo asterisco vale 5, oppure 10, oppure 15 come limite massimo. Dipende dal tipo di biglietto. Però questo, come faccio a scriverlo? Potrei mettere come limite massimo 15, tanto per metterne uno. E poi in realtà il limite effettivo a volte è più basso. Ci accorgiamo che noi abbiamo un linguaggio di modellazione che ha delle limitazioni, ha un certo potere espressivo, cioè certe cose riesce a dirle e certe non ce la fai a dirle. Le cose che riesci a dire e esprimere con linguaggio di modellazione in qualche modo ti vengono gratis, perché vuol dire che qualunque implementazione del sistema sarà obbligata, no, a soddisfare quelle regole. Quando fai il database non ti lascia proprio inserire una cosa se non rispetta i vincoli. Ma non tutti i vincoli sono esprimibili come vincoli di chiavi esterne o di cardinalità. Ad esempio qua abbiamo una cardinalità massima che dipende dal tipo di biglietto che è stato attivato, della fase di attivazione. Questo non lo posso scrivere qua. Non ce la faccio con il diagramma delle classi esprimere questo vincolo più complesso. Non è, però non vuol dire che non esista questo vincolo. Me lo dovrò portare dietro appuntato con un asterisco da qualche parte, addosso un post-it, e dovrà andare a finire prima o poi nella descrizione funzionale del sistema, visto che un vincolo non si verifica da solo a livello di modello dati, lo dovrò verificare a livello di procedure, a livello di software, ogni volta che salta fuori. Quindi è un lavoro in più, ma purtroppo. Quindi che io metta asterisco, che metta 15, non mi esime dal fatto che poi alla fine dovrò fare dei controlli personalizzati, diciamo così, su questa cardinalità. Obliteratrice installata autobus. Vabbè, qui di nuovo la stessa cosa, nel senso che un'obliteratrice sarà installata, a questo punto metto 1, su un autobus ben preciso. Quelle che sono in magazzino non mi interessa neppure rappresentarle. Se volessi invece rappresentare anche le obliteratrici che sono nel magazzino, allora potrei mettere 0,1. Ma dallo scenario che abbiamo descritto, dove è concentrato sui biglietti e su ciò che i biglietti fanno, le obliteratrici che sono a prendere polvere, non ci interessa saperle. In questo caso posso dare per scontato che le obliteratrici di cui parlo siano quelle installate. Ovviamente se io anziché 1 mettessi 0,1 sarebbe giusto lo stesso. Sono semplicemente due letture diverse dello stesso testo. O meglio, se questo fosse il sistema informativo reale che devo realizzare, mi devo porre il problema, e a questo punto
mi chiedo, ma le ordinatrici in magazzino le devo gestire o no? Vado a vedere i documenti che ho, non c'è scritto. Alzo il telefono e dico, sentite, dobbiamo metterci d'accordo su questa cosa, perché non è chiara nelle specifiche. Oppure decido io, però c'è sempre un rischio, no? Che poi decida la cosa diversa da quello che pensava il committente. Allora, noi qua siamo in un percorso pieno di trappole, cioè ogni singola virgola che facciamo dobbiamo renderci conto se sia, diciamo, l'unico modo di fare le cose, il modo giusto, il modo corretto, quindi stiamo rappresentando in modo formale, esplicito, informazioni o conoscenza che già c'era ma era implicita nel testo, oppure se stiamo facendo delle scelte. Scelgo di fare questo oppure quest'altro. E questo porterà poi a un sistema informativo che funziona in modo diverso. È legittimo, stiamo progettando e chi progetta fa scelte, non sta risolvendo equazioni per cui la soluzione è unica. Stiamo progettando dei sistemi che possono essere molto diversi tra di loro. L'importante è che uno, ciò che progettiamo sia coerente con i vincoli che sono stati dati all'inizio, cioè mi hanno chiesto una cosa, non devi farne un'altra. E due, che siamo consapevoli dei punti in cui stiamo facendo noi la scelta. In sede d'esame va bene tutto, ovviamente, qualunque interpretazione lecita è accettabile. Avete fatto uno ha fatto un argomento, l'altro ha fatto l'altro, chi sono io per dire qual è più giusto, se sono entrambi, no? Coerenti col testo. Ricordatelo, però, il mondo reale non è così, no? Per cui è importante anche questa fase di modellazione per andare a sottolineare e evidenziare quelle che sono le cose non dette o non pensate. Ah, non ci avevo pensato. Ok, allora pensiamoci prima di andare avanti. No? Per questo è importante questa fase, la pignoleria con cui gestiamo questa fase. L'altro lato, un autobus quante obliteratrici può avere? Tipicamente ne ha due o tre, no? Anche i pulmini più piccoli che sono gli star ne hanno almeno due, però tu prendi un tram doppio, ne ha 7-8, non ho idea, però ne ha sicuramente una quantità molteplice, se riesco a cliccare sulla M, no, perché mi fai queste cose, M. Non gli piaccio, eccolo qua. Mettiamo un asterisco per dire che ce n'è sicuramente almeno una, se no l'autobus è inutile che esca dal deposito. E poi ce n'è un certo numero che dipenderà dall'autobus. Di nuovo, questo dipende, non è che non dipende a caso da come mi sveglio al mattino, dipende dallo specifico modello di autobus, bla bla bla. Ma è un'informazione che qui non abbiamo o non vogliamo rappresentare. Una delle cose più difficili nel modellare è sapere quando fermarsi. Ah, ma allora aspetta, autobus ce ne sono di tanti tipi, allora conviene mettere una classe tipo di autobus dentro la quale scrivo quante obliteratrici ha e poi il tipo di autobus vado a mettere quando è stato immatricolato, se è benzina, se è diesel, se è elettrico, cioè volendo si espande ogni angolo all'infinito. Allora, non abbiamo tempo, risorse infiniti per modellare tutto il mondo e fare un sistema di bigliettazione. No? Cerchiamo di capire quali sono le informazioni essenziali per soddisfare lo scenario che ci è stato descritto, che ci è stato dato in mano. Quindi a un certo punto approssimo. Cosa vuol dire ignorare un pezzo di mondo? Dico, vabbè, da qui in poi non lo so. Mettiamo una cosa che vada bene, tipo un asterisco, e poi ci saranno dei dettagli che in questo momento non mi interessano. Se a qualcuno interessano, va poi a estendersi il modello. No? Quindi cerchiamo di cogliere sempre il focus dell'esercizio, del testo, del problema. Focus è i biglietti. Questo è quello che un po' distingue, sì, diciamo, gli esercizi scolastici, no? Accademici dai problemi reali. Tante volte nei problemi reali non hai il lusso di poterti fermare. Allora, per fare una cosa semplice, devi tirare dentro tanto di quella informazione che anche il sistema più semplice diventa veramente un mastodonte, no? I sistemi enterprise cosiddetti sono quasi tutti così. Vai a vedere le classi, il database, sono dei mostri. Perché
perché ti serve, non puoi prendere troppe scorciatoie. O se le hai preso in un certo momento ti accorgi magari nella versione successiva che hai bisogno di espanderlo. Dimmi. Cioè, qui, No, qui. sì, cioè sempre per il risultato appunto il biglietto entra nel nostro sistema informativo qualora viene attivato. No, il biglietto entra nel sistema informativo quando viene emesso. Andiamo a riprendere il testo. Io lo so a memoria perché l'ho scritto, ma aspetta. Il ciclo di vita dei biglietti prevede che essi vengano emessi dall'azienda dei trasporti. Quindi il biglietto esiste, ha un codice nel momento in cui viene emesso, ma in quel caso ovviamente non è ancora stato attivato. Perché non ho una classe che si chiama azienda dei trasporti e una relazione che azienda dei trasporti emette biglietti? Potrei averla, ma sarebbe abbastanza inutile in questo caso, perché in questo scenario di aziende di trasporti ne ho una. Allora, avere una classe che ha un'istanza sola serve a poco, quindi tendiamo a dare per sottinteso. Questo fa il fatto che tutto questo lavoro sia parte dell'azienda di trasporti GTT, per capirci, fa parte del contesto, quello che abbiamo chiamato environment, no? L'ambiente in cui il sistema informativo vive. Sono informazioni di contorno che ci sono, su cui poi noi non dobbiamo lavorare necessariamente. Diverso sarebbe se pensassimo, che ne so, un biglietto integrato, per cui abbiamo sei società di trasporto diverse, ciascuna delle quali può emettere i biglietti, i quali poi con certe regole si possono usare anche sui mezzi di altre società. Allora avremo bisogno di sapere quel biglietto lì di chi è. Però normalmente, insomma, la regola che ci diamo, per non complicarci sempre troppo la vita, è che il contesto, cioè l'azienda per cui facciamo le cose, il contenitore più grande, non lo rappresentiamo esplicitamente perché è uno solo. È ciò che ci circonda, non abbiamo bisogno di rappresentarlo. Perché altrimenti sarebbe molto pesante. Perché anche l'autobus appartiene all'azienda dei trasporti, anche l'obbligatrice appartiene all'azienda dei trasporti. Cioè ci accorgiamo che quella cosa là sta nell'angolo e è collegata con tutto. Allora ci viene a chiederci, un attimo, questo qui allora non è un'informazione su cui devo lavorare, è il mondo in cui devo vivere, è il contesto, quindi lo tolgo fuori dal modello concettuale. Ok, autobus linea, autobus percorre linea, una linea viene percorsa da più autobus, questo mi sembra sia scontato. Fammi togliere. Ecco. E un autobus quante linee percorre? Dipende un po' come lo intendiamo. L'interrogazione che viene a me di autobus è il mezzo fisico. Ah, il mezzo fisico che ha un determinato numero di matricola, oggi percorre una linea, domani ne percorre un'altra. Quindi è possibile che un autobus possa percorrere più linee diverse, non tutte contemporaneamente, una sola per volta ovviamente, ma è possibile che ne percorra molte. Quindi conoscere l'autobus non mi permette di capire automaticamente su quale linea sono. Poi andiamo a raffinare questa informazione per poter dire oggi faccio questa linea e domani faccio quell'altra. Dobbiamo aggiungere un pezzettino, no? Se lo vogliamo rappresentare. Ma adesso non vi ho ancora spiegato come si fa. Allora, qui siamo abbastanza a posto. Proviamo a rileggere i pezzi di testo che ci ricordano che cosa dobbiamo saper conoscere, cioè a cosa serve il modello concettuale? Serve, beh, a rappresentare come funziona il sistema, il mondo che viene gestito dal sistema, la parte del sistema informativo,
ma anche a rispondere alle domande. Cioè, a un certo punto il sistema informativo avrà l'informazione sul biglietto, vorrà sapere se è ancora valido, vorrà sapere quel rivenditore quanti ne ha attivati in quell'anno, in quel giorno, scusate, in quel mese. Quindi vediamo un po' le domande che dobbiamo farci. Gli utenti, ad esempio, in possesso di un biglietto attivato possono convalidarlo un numero di volte pari alle corse concesse. Allora, come faccio a contarlo, a saperlo? Sapere quante volte un biglietto è stato convalidato lo posso fare, perché posso andare a vedere questo biglietto con quante obiettatrici è stato convalidato. Quindi conto le relazioni a cui appartieni. Conto quante volte sei andato lì. Lo devo confrontare con cosa? Col numero di corse per cui il biglietto era stato caricato. Questa è un'informazione però che dobbiamo avere, che il biglietto deve avere. Quindi di sicuro dovrò avere almeno un attributo in cui il biglietto, quando è attivato, conosce il numero di corse totali che gli hanno state caricate. Allora io posso confrontare il numero di corse totali col numero di convalide effettuate e ti posso dire se quel biglietto ha ancora corse valide oppure no. Poi mi dice, ma è noioso, perché non mi metti anche un campo corse rimanenti? Un campo corse rimanenti deve soddisfare l'equazioncina che corse rimanenti più numero di convalide uguale corse totali. Sarebbe un dato ridondante, non necessario. Ho tre valori, corse totali, corse rimanenti e poi posso contare il numero di volte in cui il biglietto è stato convalidato andando a vedere quante volte c'è questa relazione. Però questi tre non sono indipendenti come valori. Ne posso ottenere due e il terzo lo posso sempre ricavare. Allora, avere una ridondanza nei dati è un problema, perché poi devo gestirla questa coerenza interna. Se non ho ridondanza, il dato che mi manca lo calcolo tutte le volte che mi serve, ma viene sempre giusto. Se invece ce l'ho scritto da qualche parte e mi dimentico di aggiornarlo, a seconda del tipo di calcolo che faccio posso avere risultati sbagliati, diversi, il che ovviamente è terribile. Allora, di quei tre ne posso scegliere due, di cui uno è obbligatorio, cioè il numero di convalide. Avendo questa relazione non posso cancellare la relazione, no, non mi serve, perché non mi basta solo sapere quante volte è stato convalidato, devo anche sapere dove. Quindi questa relazione mi serve per un altro motivo, per il dove, non per il quante. Però visto che mi serve il dove, automaticamente si porta dietro anche il quante. E quindi vuol dire che io conoscerò sempre il numero di convalide effettuate e posso scegliere se mi è più comodo a questo punto memorizzare le corse totali, quelle iniziali, oppure quelle rimanenti. Quindi posso cancellare corse totali o posso cancellare corse rimanenti a piacere. È uguale, tanto si ricava l'altro, no? Uno dei due serve, tutte e due no, perché sono ridondanti. Allora, per principi di economia, visto che il costo totale è un numero che rimane costante una volta che l'ho scritto e il costo rimanente invece dovrebbe essere aggiornato ogni volta, indovina un po' qual è più comodo tenere, quello che non cambia. No? Discorso che facciamo nelle slide, non registro l'età di una persona, registro la data di nascita, poi se mi serve l'età la recupero, la calcolo sul momento. Um,
dicevamo, le cose che dobbiamo conoscere. Allora, una l'abbiamo scoperta e ci ha portato ad aggiungere informazioni nel modello. Ovviamente gli attributi sono poi anche altri, ma ce ne sono tanti facili. Cioè il rivenditore avrà un nome, avrà un indirizzo, avrà una partita IVA, va bene, ovvio. Li aggiungiamo, ma sono cose che aggiungiamo agli ultimi 3 secondi al volo, no? Sono banali. Sono informazioni così a contorno aggiuntive. No? Invece pensiamo prima alle informazioni che ci permettono di tenere insieme il modello. Al fine di ogni mese ogni venditore conferma l'elenco di biglietti venduti, ovvero attivati. Quindi vuol dire che ogni venditore, rivenditore non l'abbiamo chiamato, rivenditore nel testo l'ha chiamato venditore, sono la stessa cosa, abbiamo deciso di chiamarlo rivenditore, conferma l'elenco di biglietti attivati. Quindi lui deve sapere ogni mese quanti biglietti ha attivato. Lo può fare? Allora, lui, con questo modello lui può sapere quanti biglietti ha attivato in totale. Ma ogni mese mi manca una data di attivazione. La posso aggiungere ad esempio al biglietto. Oppure la potrei aggiungere alla relazione come vediamo tra un attimo. Data, attivazione. 2 punti, date. Allora, se io sono un rivenditore, posso chiedermi quali sono i biglietti che ho attivato, adesso siamo all'ottobre, nel mese di settembre? E allora vuol dire che da rivenditore vado a navigare tutte le relazioni attive, mi portano a tantissimi biglietti, che sono tutti quelli che ho attivato nella mia vita di rivenditore, e di questi seleziono solamente quelli la cui data di attivazione sia compresa tra il 1° e il 30 di settembre 2015. Se mi serve sapere il numero di biglietti, conto le istanze di biglietto che sono in relazione con me e hanno quella data in un certo range. Se invece voglio sapere le corse che ho venduto, il biglietto da 5 non costa come quello da 15, va bene, anziché troverò gli stessi insieme di biglietti, ma anziché contare la cardinalità di quell'insieme, cioè quanti elementi ha, quanti biglietti ci sono, farò la somma dell'attributo corse totali, che mi dà la somma di tutte le corse vendute in quel mese su vari biglietti, che è poi il parametro che mi dice quanto devo versare all'agenzia di trasporto, perché è il mio incasso alla fine. Oppure il meccanismo di pricing è un po' diverso, per cui il carnet da 15 ha uno sconto, il valore della corsa non è uguale per tutti, vabbè, allora farò 3 conticini diversi, quanti da 5, quanti da 10. Posso fare tutto ciò che voglio, no? Con questa informazione tutte le query, tutte le interrogazioni che potrei volere in relazione al rapporto di fine mese che devo fare, si possono fare. Ho la data, ho l'importo, non ho gli importi, ma questi si sanno. Non sono legati al biglietto, non è il biglietto che ha l'importo. L'importo sono tariffe definite dall'agenzia di trasporto. Quindi con questo, data attivazione, lo possiamo fare. Poi qui dice cosa viene fatto, le verifiche che vengono fatte. E direi che a meno del discorso dei pagamenti, su cui torniamo tra un secondo, direi che c'è tutto. Torniamo di questa parte qua, torniamo indietro a vedere se abbiamo dimenticato i pezzi, effettuare il piccolo chip integrato, può essere letto appoggiando i lettori, vabbè, è descrittivo questo, contengo un prefisso di corse, ce l'ho, corse tot, posso essere convalidati a bordo degli autobus, il numero di viaggi residui viene decrementato, il sistema conosce in un istante lo stato dei biglietti. Il sistema conosce in un istante lo stato dei biglietti. Allora, nel diagramma delle classi, non c'è scritto dov'è l'informazione. Noi stiamo immaginandoci un sistema da qualche parte che sa tutto, sa quanti biglietti sono stati venduti, sa quanti biglietti sono stati attivati. Che un biglietto sia stato convalidato su 10 macchinette, chi lo sa? Lo sa il biglietto? Ma proprio fisicamente, cioè scritto dentro il biglietto? Allora, quando avevamo i biglietti cartacei, sì,
tu mettevi il biglietto dentro, timbrava, no? Delle scritte, dei codici, cioè il codice della macchinetta e l'orario. Allora l'unico posto in cui potevi andare per capire quel biglietto, quante volte era stato convalidato e dove, era sul biglietto. L'azienda dei trasporti non sapeva tu dove andavi con quel biglietto lì. Cioè, loro potevano andare a contare dalle macchinette quante timbrature erano state fatte, quindi quante persone, ma non chi, non potevano collegare il singolo biglietto. Con la bigliettazione elettronica sì, questo si può fare. Quindi noi presumiamo che nel momento in cui tu convalidi il biglietto, la macchina bigliettatrice in qualche modo comunichi l'informazione del codice del biglietto all'azienda dei trasporti. In modo che l'azienda dei trasporti sappia che quel biglietto è stato convalidato in quella obliteratrice. Questo presupporrebbe un collegamento in tempo reale affidabile, sempre attivo, tra la singola macchinetta e l'agenzia di trasporti. Perché nel momento in cui vado lì, se stiamo dicendo che l'informazione le ha tutte le agenzie di trasporti, vuol dire che nel momento in cui avvicino il biglietto alla macchinetta, la macchinetta deve sapere se quel biglietto lì ha ancora corso e valido oppure meno. Se in quel momento l'autobus è un sottopassaggio e non prende il collegamento dati, la macchinetta non lo sa e non può decidere. Non è desiderabile questo, ovviamente. Come non puoi neanche pensare di caricare in tutte le macchinette di tutti gli autobus di tutta la città l'elenco di tutti i biglietti possibili. Allora, ciò che avviene in realtà è c'è una ridondanza dell'informazione, nel senso che il biglietto comunque dentro c'ha scritte le cose che gli mancano. Il dato vero è quello dell'agenzia dei trasporti, però operativamente, diciamo, la macchinetta si fida di ciò che c'è scritto sul biglietto, lo decrementa e poi ovviamente appena avrà la connessione, che può avvenire se la rete c'è dopo 3 minuti, oppure a fine giornata quando arriva il deposito, allinea i dati. Non lo vediamo tutto questo, no? Non stiamo dicendo dov'è il dato, stiamo dicendo che quel dato ci deve essere legato in qualche modo. Chi farà poi l'architettura tecnologica invece dovrà preoccuparsi di queste cose. Dove lo metto questo dato per essere sicuro che ci sia, che sia affidabile, sia aggiornato? Qui non lo vediamo, stiamo dicendo le informazioni che ci servono, indipendentemente da chi le possiede. Stiamo parlando del sistema informativo e il sistema informativo è tutto. Sono i bit che sono scritti dentro il biglietto, è la memoria della macchinetta, sono i server dell'agenzia dei trasporti e il computer del rivenditore. Tutti fanno parte del sistema informativo che stiamo descrivendo. E quindi vediamo le informazioni nel loro insieme. Quindi, il sistema conosce in un istante del biglietto. Sappiamo se è stato emesso o no dal fatto che sia stato attivato, scusate, emesso sicuramente, se è stato attivato o no dal fatto che ci sia questa relazione e quante corse ha già percorso. Il sistema operativo registra anche informazioni relative al dispositivo di validazione. Questo ce l'abbiamo, è qua, la relazione convalidato. All'autobus su cui è installato questo dispositivo. Allora, notate cosa dice il testo. Le informazioni relative al biglietto, cioè su quale autobus è stato timbrato il biglietto? Qui non c'è scritto, non c'è una relazione tra biglietto e autobus. C'è una relazione tra biglietto e biglietto e una tra biglietto e autobus. Allora, io da queste due relazioni posso risalire all'informazione su quale autobus è stato convalidato il biglietto? Sì. Perché? Perché qui c'è uno. Conoscendo l'obiettatrice, univocamente determino l'autobus. Allora non mi serve e non voglio un'altra relazione tra biglietto e autobus. Non mi aggiunge nulla. Mi darebbe due modi diversi di ottenere la stessa informazione, con il rischio poi di averla sbagliata. Ok? Allora. È vero che devo conoscere per ogni biglietto qual è l'autobus su cui è stato timbrato? Sì. Devo conoscerlo. Come faccio a conoscerlo? Passo dall'obiettatrice.
Ogni biglietto sa da quale barra quali obliteratrici è stato obliterato, convalidato, e ogni obliteratrice sa esattamente su quale autobus è stata installata. Fine della storia. Datele il biglietto, riconosco esattamente gli autobus. Cosa che però non è valida più l'ora di partenza. Fermata di partenza e linea percorsa dell'autobus. Abbiamo totalmente dimenticato questo pezzo. L'ora di partenza è l'ora della timbratura, l'ora della convalida. La fermata di partenza è la linea percorsa dell'autobus. Allora, partiamo dalla più facile, la linea percorsa dell'autobus. E da autobus a linea c'è una relazione molteplice. Giusto? Quindi conoscere l'obliteratrice non mi permette di conoscere la linea. Perché quello che dite è su un autobus, ma quell'autobus fa percorsi diversi. Allora, come faccio a sapere questo biglietto su quale linea è stato convalidato? Dovrei fare una cosa così. Aggiungere una relazione tra biglietto e linea. Perché passare da obliteratrice non mi basta, non mi serve. Per cui ogni volta che convalido un biglietto dovrei aggiungere un'informazione in questa relazione: questo biglietto è stato bollato da questa obliteratrice, e conte probabilmente un'altra informazione, che questo biglietto è stato timbrato nel momento in cui l'autobus percorreva quella linea. Però è un po' un pasticcio. Immaginate di avere 10 amici che vi devono dei soldi. Allora voi avete un elenco con i nomi degli amici che vi devono i soldi, un elenco separato con gli importi che questi amici vi debbono. Come fai a... Sai che uno ti deve un euro e un altro te ne deve 20, ma chi? Avere due relazioni di questo genere crea questo problema, questa ambiguità. Io so che quel biglietto è stato obliterato in queste tre obliteratrici, punto. So che quel biglietto è stato obliterato in queste tre linee, punto. Ma quell'obliteratrice nella prima linea, nella seconda linea, boh. Se ci ricordiamo qualcosa delle prime lezioni di base di dati, quando ragioniamo in termini di tal relazioni di questo tipo, in termini relazionali, stiamo parlando di insiemi. E in un insieme non c'è un ordine tra gli elementi, non posso dire il primo, il secondo, il terzo. Ma addirittura non ho neanche nessun modo di dire che il numero di queste relazioni è stato timbrato 7 volte, se qui sono 7, qui anche devono essere 7. Se no non ha senso nulla. Ecco, questo non lo posso dire. E poi altro, la data, dove la metto la data? La fermata, dove la metto? Dove la scrivo? Dentro l'obliteratrice? No. È un attributo di chi la data di timbratura? Mi manca qualcosa. Mi manca la rappresentazione esplicita dell'evento di timbratura, di convalida, che sia in grado di accentrare tutte le informazioni sulla convalida stessa. Il fatto che avvenga una convalida è un concetto importante nel nostro sistema. Quindi stiamo trovando dei concetti che ci sono, ma non sono materiali, non sono oggetti. Allora, vedete che se io butto via tutta sta roba, non tutto, ma queste due relazioni che mi scricchiolavano, e aggiungo una classe che chiamo convalida, tutto fila molto meglio, perché dico che un biglietto a un certo punto è stato convalidato. Quindi qua ci metterò la relazione attraverso una determinata operazione di convalida. Questa convalida avviene su un'obliteratrice
avviene in una certa linea, e a questo punto posso benissimo dire in quale data nel senso di data e ora, mettiamo ora, così è più esplicito, avviene. Cioè abbiamo dato cittadinanza al concetto di convalida, l'abbiamo trasformato in una classe importante. Abbiamo un punto, cioè l'istanza di convalida, immaginate che questa è sempre una classe, quindi un insieme di tanti elementi, ciascun elemento è la singola convalida. Questa singola convalida è come avessero, nella mia analogia cartacea, avessimo un bigliettino, un tagliandino, dicevo ok, adesso è stato convalidato, e sopra ci scrivo quale biglietto, da quale macchinetta, su quale linea, in che data e ora. Quel biglietto porta l'informazione di quella che la convalida è stata fatta. Alcune informazioni scritte sul biglietto, la data e ora, sono sue proprie, altre informazioni, tipo il biglietto, la macchinetta, eccetera, sono relazioni con altre entità che ci sono nel modello. Allora, questa convalida, questa classe di questo genere, visto che la creo per avere un punto unico dove concentro tutte le informazioni sulla convalida, ci accorgiamo che tutte le cardinalità remote sono tutte 1. Cioè la convalida, l'azione della specifica convalida è di un biglietto particolare, di un biglietto su, su una obliteratrice, su una linea. Le cardinalità uscenti sono tutte 1. Se avessi l'asterisco sarei da capo, avrei di nuovo un'informazione che mi serve ma non so più correlare con le altre. È quella convalida lì. Se lo timbro 3 volte ho 3 bigliettini diversi. Ciascuno fa riferimento a un biglietto, una macchinetta, una linea. E le cardinalità a rovescio? Allora, un biglietto quante volte può essere convalidato? Vabbè, abbiamo detto 0 asterisco, era la stessa che c'era prima tra biglietto e obliteratrice. Un'obliteratrice quante convalide può ospitare? Beh, bizzeffe. Quindi la convalida obliteratrice, oblitera chiamiamola. Questa poi è la freccia sbagliata. Vabbè, la sistemiamo qui. Dovrebbe essere dall'altra, ho disegnato la freccia al contrario e la scambio poi. Convalida linea, una linea, su una determinata linea possono venire tante convalide di biglietti, eventi di convalida. Quindi abbiamo quelle che a volte chiameremo poi anche classi intermedie, che servono in qualche modo a gestire una relazione molti a molti. Cioè non è più una relazione 1-1 tra il biglietto e l'obliteratrice, perché di mezzo c'è la linea, e di mezzo c'è la data, e di mezzo ci sono altre cose, e quindi per poter rappresentare questa relazione complessa ci appoggiamo su una classe che ha quel compito lì. E se ci pensiamo, questa classe qui, poveretta, l'ultima arrivata, è la più importante di tutto il modello. Cioè le altre, rispetto a questa, si muovono poco. I venditori sono sempre gli stessi, le obliteratrici sono sempre le stesse. Immaginate la dinamica dei dati. I biglietti sì, ogni tanto ne metto dei nuovi. Di convalide ne faccio in tutti i momenti, di biglietti già emessi. Quindi tante volte si riesce a identificare una parte di modello, questa, relativamente statica, sono dei dati che non cambiano, cambiano quando arriva un nuovo rivenditore, però capisci, stiamo parlando di settimane, mesi, e una parte più dinamica, la più dinamica di tutte, le cose che cambiano più frequentemente sono queste, dove sta tutto
tutta la GDT sta qua dentro. Chi ha timbrato quando e dove? Dove il chi è il biglietto non è l'utente, ovviamente, perché l'utente non lo conosce. E poi, in seconda, in misura un pochino minore, c'è anche comunque l'emissione di nuovi biglietti. Poi ci manca ancora un pezzo. La fermata. Fermata di partenza, in senso, io in quale fermata ho timbrato? Sono salito alla fermata Politecnica, sono salito a Porta Sud, sono salito in Corso Bassano. Allora qui c'è scritto solo la fermata di partenza e non quella di arrivo, perché dove scendo lo so solo io. Non timbro per scendere. Quindi il sistema informativo vorrebbe tanto sapere dove salgo e dove scendo, può al massimo sapere dove salgo perché sa dove ho timbrato, non saprà mai dove scendo. Quindi non possiamo accampare delle pretese, no, assurde o esagerate su quel povero sistema informativo. Ma dove salgo? Sì. In che fermata? Allora, c'è quello che va di fretta e mette così. Vabbè, ho la convalida, allora posso registrare sulla singola convalida l'informazione su quale fermata, in quale fermata si trovava il mezzo quando è stato convalidato il biglietto. Ovviamente il nome della fermata, poi scegliete voi se indicarlo come stringa, cioè il nome, o come numero, che è il codice che trovate sulle palline delle fermate. Però così è un po' troppo libera questa stringa. Non è che domani mi sveglio e invento un'altra fermata. L'elenco delle fermate è un elenco ben definito, rigoroso. E tra l'altro le fermate sono legate con le linee, cioè ogni linea è fatta da un determinato insieme di fermate. Allora, è molto meglio, è molto più corretto dire che la fermata a sua volta è un concetto, una classe. Fermata. Che è legato con linea, cioè la linea è composta di fermate, non composta, composta di fermate. La fermata ovviamente ha il nome. E la convalida ovviamente avviene, avviene in una fermata. E come sempre, visto la natura della classe convalida che accentra tutto, qua ci sarà una cardinalità pari a 1, e dall'altra parte in una fermata quante convalide posso avere? Illimitate. A parte il disegno che deve essere ripulito perché le righe sono tutte storte. Semanticamente abbiamo, quando viene la convalida, io so, registro l'informazione attraverso questa relazione della fermata specifica in cui ho timbrato. La fermata deve essere una di quelle già presenti in questa classe fermata, che avranno ciascuno un proprio nome, ma devo scegliere tra una di quelle. E in più ovviamente questa lo guarda, mi dice anche a quale linea appartiene. Oppure no, aspetta un attimo, ho sbagliato qua, perché una fermata può avere più linee, quindi conoscere la fermata, stavo già per fare un passo troppo rapido, stavo già per dire, ma guarda, conoscendo la fermata conosco la linea, quindi non mi serve più la relazione tra compagna e linea. Non è vero, perché in fermata posso avere tre linee diverse e non so quale sia, quindi mi serve comunque questa relazione. Ma è sbagliato questo 1, quindi se riesco a riprenderlo... Ah no, non è sbagliato, aspetta, questo è l'altro, è quello di convalida, qui non l'avevo ancora messo.
In una fermata posso avere una o più linee. Ogni linea è composta da una o più fermate. Okay. Adesso dovremmo avere anche la possibilità di rispondere a queste domande. Dato un biglietto, chi ha validato? Lo so. Su quale autobus ero? Lo so. A che ora? Lo so. In che fermata? Lo so, attraverso questa relazione. In che linea? Lo so attraverso questa relazione. L'ultima cosa che ci manca ancora sono i pagamenti. Adesso bisogna capire se lo vogliamo modellare o no, perché è un po' a latere. Noi sappiamo che il rivenditore può conoscere il suo venduto mensile, quanti biglietti ha venduto, con quante corse. Da lì effettua una comunicazione all'azienda dicendo: io ho venduto biglietti, l'azienda può accettarla oppure contestarla se c'è qualcosa che non le quadra, e poi possono avvenire i pagamenti. Quindi ci serve almeno ancora una classe in cui poter scrivere per quel determinato mese, per quella determinata data, qual è l'importo venduto e di conseguenza poi l'importo che il rivenditore deve dare all'agenzia, perché c'è ovviamente la commissione che si trattiene. Quindi per farla semplice io potrei aggiungere una sola classe in cui pagamento, in cui mi importa la data, mi importa l'importo, scusate il gioco di parole, che è una valuta, e poi posso sapere se è stato pagato oppure no. E questo lo leggo al rivenditore. Voi insegnate a me che la parte di contabilità è sempre un milione di volte più complicata di così. Però qua il focus di questo esercizio non era sulla parte di contabilità, qui voglio solo tracciare le informazioni. È chiaro che dovrei andare poi più nel dettaglio, allora un conto è il documento di richiesta di pagamento, poi la fattura e poi ci sarebbero altre cose. Ma queste come minimo servono, no? Il rivenditore può emettere molti richieste di pagamento o pagamenti, zero asterisco, e un pagamento invece è relativo a un solo rivenditore. Immaginate il foglio che descrive questo pagamento, in testa sulla prima riga c'è scritto il nome del rivenditore, è lui, è il suo, per ogni rivenditore è il suo. Invece qui c'è molti, perché ogni mese quel rivenditore ne fa uno diverso. Poi nel momento in cui emette il rapporto sarà una data, un importo non ancora pagato. Poi quando questo viene confermato dall'azienda dei trasporti avviene il pagamento, quindi posso spuntarlo come pagato, marcarlo come pagato.
Ok. Questo è il diagramma che abbiamo realizzato usando solamente le quattro cose che conosciamo finora dei modelli concettuali, che sono il 90%. Classi, attributi, relazioni, cardinalità e tanto ragionamento. Poi il ragionamento si consoliderà un pochino anche un po' di regole, ma tante regole, io ho l'elenco delle 22 regole per fare diagrammi concettuali, non ve lo so fare. Non c'è un algoritmo che arriva dal testo a questo. Devo ragionare sulle singole classi e sulle singole relazioni. Poi dopo un po' vedrete che ci sono dei pattern, degli schemi che più o meno si ripetono, quindi uno non deve ogni volta ragionare da capo. Però non è un processo meccanico deterministico, è un processo progettuale, e vuol dire che ci dobbiamo mettere a testa il ragionamento. L'altra cosa che cerco sempre di raccomandarmi, ma non sempre ci riesco, è che a volte trovo un po' un atteggiamento del tipo: no, ma questa cosa qua la devi fare così, poi non lo dicono, ma sottinteso è perché a Corno piace di più così, no? Non è che mi piace o non mi piace. Quello che dobbiamo riuscire a introiettare è che i segni che noi disegniamo qua hanno un significato. Significa che poi il sistema informativo è fatto in un modo e è fatto nell'altro. Significa che puoi prendere un pullman o non lo puoi prendere. Quindi, cioè, noi, capisco che per voi un pochino sia difficile perché non avete la, se vogliamo, l'esperienza diretta di poi costruire un sistema sulla base di queste specifiche. Per cui sembra che facciamo carta, no? E in realtà non è così. La carta che facciamo è un po' come uno che disegna un ponte, un ingegnere civile. Sì, sono segni su un foglio di carta. Vai a sbagliarli però. No, noi per fortuna non cadono ponti, ma magari danni economici che ci possono essere. E quindi per questo insistiamo molto sulla pignoleria. Ve ne dico una: ciò che abbiamo cambiato, questa relazione qua, era sbagliata comunque. Mettere una relazione di questo genere, noi l'abbiamo cambiata per un altro motivo. Però se dico questo, non è 1 asterisco, è 0 asterisco, e sembra perfettamente ragionevole. Un biglietto può essere timbrato tante volte e una timbratrice timbra tanti biglietti. Ciò che dice però questo modello, se vi ricordate un po' di base di dati, è che non posso timbrare lo stesso biglietto due volte nella stessa macchinetta. Quando ho una relazione tra due istanze, cioè un biglietto e una macchinetta, quella relazione c'è o non c'è? Sono collegati o non sono collegati? Giusto? Non posso averne due ripetute. Quando fai una relazione molti a molti, fai una tabella che abbia una chiave primaria composta dalle due chiavi esterne. Qui stiamo parlando terra a terra, stiamo parlando SQL. Però questo significa che non puoi avere due righe in cui siano ripetute entrambe, uguali entrambe le due estremità della relazione. Quindi qui c'è scritto che un biglietto può essere timbrato tante volte in tante macchinette diverse. E c'è scritto che una macchinetta può timbrare tanti biglietti diversi tra di loro. C'è un vincolo, che purtroppo il modello significa questo, è l'insiemistica. Quando io ho una relazione tra due insiemi, e due elementi, l'elemento A piccolo dell'insieme A e l'elemento B piccolo dell'insieme B grande, sono o non sono in relazione, punto. Relazione come il sottoinsieme del prodotto cartesiano, qui torniamo indietro al primo anno. È così. O stravolgiamo la matematica dall'inizio, o ce la teniamo questo vincolo. Quindi o sono in relazione o non lo sono. Non possono esserlo più di una volta.
A volte mi va bene così, in questo caso no. Avendo la classe convalida intermedia mi tolgo il pensiero, perché ogni convalida è una cosa nuova. Quindi è vero che una obliteratrice può avere tante convalide, ma mai due volte la stessa. E certo, la stessa è unica, è atomica. Non è che l'azione di convalida stessa non si ripete mai nel tempo, nella storia dell'universo. Ognuna è unica. Non è lo stesso biglietto timbrato due volte, sono due operazioni di convalida diverse. Entrambi dello stesso biglietto, della stessa macchinetta, ma sono due operazioni diverse. Quindi non ho più questo problema. Meno male che ci siamo arrivati per altre vie, ma ci saremmo comunque dovuti arrivare al fatto che occorreva distinguere operazioni di convalida diverse per permettere che ne esistesse più di una a parità di biglietto di obiettatrice. È venuto anche a me mal di testa, non preoccupato. È normale. Ok, congeliamolo fino a questo punto. Volevo solo farvi vedere, vi ho detto, siamo arrivati al 90% di quello che ci serve sapere sui modelli concettuali. Vi faccio vedere ancora due o tre scorciatoie di notazione, notazioni aggiuntive che fanno parte della grammatica dei modelli concettuali, le sto chiamando scorciatoie perché adesso si vede, sono modi semplificati di fare le relazioni essenzialmente. Fatemi salvare, va? Allora, no, non è questo. Dove eravamo? Qua. Allora, vabbè, ci sono alcuni tipi di relazioni ricorrenti che avvengono spesso, per cui hanno, diciamo, gli è stato attribuito un nome proprio. Ad esempio, è abbastanza normale avere relazioni tipo parte di, cioè un oggetto ha delle parti. Quindi, quando io dico che descrivo gli oggetti, le parti di questi oggetti, o un concetto da parte di questi concetti, immaginate, esempio più semplice, una fattura che ha dentro tante voci. Allora, ciascuna voce è una parte della fattura, e di queste parti ce ne possono essere molte. La classica relazione è uno a molti. Allora, la fattura è una, ha tante voci, queste voci sono legate indissolubilmente alla fattura in cui sono nate, e non potranno mai essere messe in relazione con nient'altro. Quindi essere parte di qualcosa significa in qualche modo non essere parte di nessun altro, essere contenuto all'interno di. Allora, questo tipo di semantica, che è normalmente una relazione uno a molti, niente di più, però per spiegare, per forse accelerare un pochino il pensiero, il riconoscimento di questo pattern, si può usare questa notazione con una relazione che inizia con un rombo, con un quadrato messo di sghembo, dalla parte aggregante, cioè A è la parte grande che è composta di tante B. Per farlo con l'asta, semplicemente, quando andate sulle, qua per, dove vi compare la possibilità di fare delle relazioni, se anziché cliccare sul trattino, cliccate sulle freccioline che a fianco, vi fa vedere le varie tipologie di relazioni che potete disegnare. Quindi in questo caso prendereste questa, aggregation. Prendete aggregation, e ne metto una a caso così, vi salta fuori così. Con questo, ecco, quella sotto è parte di quella sopra. Attenzione che dopo che l'avete fatto rimane il quadratino qua, quindi se volete tornare alle relazioni normali dovete andarvi a riprendere quello normale. Quindi questa è la relazione di aggregazione, una relazione uno a molti e tra virgolette di proprietà esclusiva, se vogliamo dire. Ovviamente qui c'è l'esempio in cui un'auto è fatta di un motore, è fatta di quattro ruote, è fatta di un o 0-1, io avrei messo autoradio, eccetera. Viene molto bene quando uno fa appunto
il bill of material, no? L'elenco delle parti di un oggetto, è un oggetto che è fatto di altri componenti, che a sua volta sono fatti di altri componenti. Questo è il tipo di relazione che ci serve. Tra l'altro, da questo lato, dal lato del rombo, non serve indicare la cardinalità perché è 1, per definizione. Quindi anche un pochino più leggera. Non serve indicare la freccia perché c'è già il rombo che indica da che parte sta, quindi anche come notazione è un pochino più leggera. È sufficiente indicare, se serve, la cardinalità al lato opposto, cioè di quanti pezzi può essere composto. Poi invece un pochino più interessante è una relazione con attributi. Vediamo il nostro esempio. Attiva, data di attivazione. Allora, la data di attivazione io la posso vedere, come abbiamo fatto, come una proprietà del biglietto, oppure, forse anche più correttamente, come una proprietà della relazione tra rivenditore e biglietto. Cioè, presso quel rivenditore è stato attivato quel biglietto e l'attivazione è avvenuta in quel giorno. Quindi la data non è la data del biglietto, è la data dell'attivazione. Allora, cede di riuscire a ragionare così. Che ne so, l'obiettrice è installata sull'autobus. Quando è stata installata? È un'informazione che posso indicare qua. L'autobus percorre una linea, questo è un esempio forse più interessante. In quale giorno? Allora, il giorno in cui l'autobus... Quindi l'autobus ha in relazione con tante linee, ma ogni relazione ha una data diversa. Allora, il giorno in cui quell'autobus percorre quella linea non è una proprietà né dell'autobus né della linea, ma della percorrenza. Della relazione percorre. Allora, ci può tornare comodo descrivere questo fatto aggiungendo degli attributi a una relazione. La notazione grafica è questa, si chiama association class. C'è una classe, sembra una classe, che però è legata a un'associazione, cioè una relazione. Questa classe non ha un nome proprio perché ha lo stesso nome per legge della relazione che sta estendendo. Quindi quando io disegno una relazione, posso disegnare una relazione semplice oppure una relazione con classe associativa, con association class, con attributi, diciamolo un po'. Come faccio a disegnarlo? Uso questo simbolo. La classe con quella specie di elicottero sopra, di elica, in realtà sta a indicare che è la relazione che ha appesa a sé una classe. Quindi io sull'attivazione avrei potuto fare, scelgo l'association class e poi disegno come se fosse una relazione, da rivenditore a biglietto. Questa relazione la chiamo attiva 2, per non confondermi con l'altra, e graficamente viene fuori una cosa così. Sono un po' allo stretto qua, come disegno. Vedo che ho una relazione tra rivenditore e biglietto. Questo nome e questo nome sono la stessa cosa, non riuscirò mai a farli diversi. Perché è la relazione. Questa relazione appesa può avere una data. Quindi l'attributo data di attivazione lo posso avere qui o lo posso avere qui. Sono due modi diversi di modellare in effetti la stessa cosa. È la stessa cosa perché avendo una cardinalità pari a 1 di qua, ogni biglietto è attivato una volta sola. Quindi l'informazione sulla data o ce l'ha il biglietto o la chiede alla relazione di attivazione che è univoca. Quindi non ho rischio di avere più attivazioni su date diverse. Questo è un altro modo. Allora, noi abbiamo, se vogliamo, tre livelli di relazioni. Relazioni semplici, con le cardinalità.
relazioni con association class. L'association class non cambia la cardinalità, non cambia la natura della relazione, ma aggiunge dell'informazione di contorno alla relazione stessa. Non cambia la natura, come dicevamo prima, o la relazione c'è o non c'è. Non c'è, va bene, oppure c'è, e se c'è ha dei dati aggiuntivi. Scarabocchiati a penna di fianco. Ma il fatto che questi dati non fanno parte dell'identificatore della chiave di questa relazione, quindi non posso fare un'altra nuova, se la cardinalità non me la permette. Allora dicevamo, relazioni semplici, relazioni con l'association class, oppure classe intermedia come questa, che è una classe, ma noi l'abbiamo costruita per descrivere una relazione molto complessa, articolata. Abbiamo questi tre livelli. E a seconda di cosa dobbiamo rappresentare, possiamo scegliere, a volte possiamo scegliere una forma oppure l'altra. Esistono delle regole di equivalenza? Ad esempio, qui sono due modi diversi di rappresentare la stessa cosa. C'è un consulente, immaginiamo un consulente partita IVA, che lavora per diverse aziende. Ogni azienda ovviamente avrà molti consulenti. Però questo consulente ha dei tassi orari, dei costi, diversi a seconda dell'azienda presso cui lavora, perché è riuscito a trattare di più o di meno sul prezzo. Allora, il salario della persona non è la proprietà della compagnia, perché tanti consulenti li paga in modo diverso. Non è la proprietà del consulente, perché lavora presso tanti clienti e ciascuno gli riconosce un costo diverso. È la proprietà della relazione tra consulente e azienda. Quindi dico, questo consulente lavora per questa azienda a questo tasso, a questo rate. Lo riconosciamo perché non possiamo parlare del rate senza dire il consulente lavora per l'azienda, cioè mettere insieme tutte e tre le cose, il soggetto, l'oggetto e il verbo. E allora poi ci aggiungiamo un pezzo, no? Grammaticalmente è lì che riconosco che ci può essere una association class, perché la cosa importante è per cosa lavoro, poi la qualifica, il colore, no? La sfumatura di quel lavoro è data ad esempio dall'importo, o dall'inizio, dalla data di fine, cose di questo genere. Questo è un modo di rappresentarlo, dove tra consulente e company c'è una relazione, punto. Questa relazione ha una classe, una association class agganciata. Oppure introduco il concetto di contratto e dico, il consulente può avere tanti contratti, le aziende possono stipulare tanti contratti, ogni contratto è relativo a una specifica azienda, quella che è uno specifico consulente, cioè il contratto tra me e te, tra due entità. Quindi il contratto dal punto di vista della cardinalità è fatto tra una compagnia sola e un consulente solo. Questo consulente può avere tanti contratti, questa compagnia può avere tanti contratti. A questo punto l'importo è parte del contratto, specificato nel contratto. Allora, queste due formulazioni sono equivalenti, cioè dicono la stessa cosa, con gli stessi vincoli. E l'equivalenza la vediamo. Diciamo che questa classe contratto è una classe, no, che gestisce una relazione, l'avevamo chiamata classe intermedia, no? nel nostro esercizio. E qual è la regola di equivalenza? Ecco, quando una classe funge da classe intermedia, la classe che rappresenta una situazione complessa, le sue cardinalità in uscita sono sempre 1. Qua c'è sempre 1. Qua c'è sempre 1, altrimenti non sarebbe una rappresentazione della relazione. E le sue cardinalità, diciamo così, vicine, quelle centrali, sono uguali a quelle che avrebbe la relazione nuda. Attenzione che si scambiano. Cioè, la company quanti consultant vede? 0 asterisco arancione. Quindi la company quanti contract vede? Tanti quanti consultant vedeva prima. Questo dato viene semplicemente avvicinato di qua. E questo dato
viene avvicinato dall'altra parte, perché questa cardinalità è ciò che vede il consultant. A questo punto il consultant vedeva tante company, ora invece il consultant vede tanti contract, ma il numero di company che vedevo prima, il numero di contract che vedo adesso è lo stesso. Quindi non è detto che queste cardinalità, diciamo così, intermedie debbano essere sempre 0 asterisco come in questo esempio, magari sono 1, sono 0,1, possono essere ciò che vogliono. L'importante è che sono le stesse nella prima formulazione e nella seconda, si corrispondono, affinché ovviamente stiamo rappresentando la stessa cosa. Quale scelgo, visto che sono equivalenti? Beh, se vogliamo, quella sopra è più semplice, quindi quando possiamo usiamola. Quella di sotto ovviamente è più articolata, è la forma pesante, ma ha un vantaggio in più, che visto che contract è una classe vera, contract può partecipare anche ad altre associazioni, con altre classi. Mentre invece questo word for non è una classe vera e non è possibile far sì che partecipi ad altre associazioni con altre classi. Quindi nel caso di attiva 2 mi va bene, nel caso di convalida non mi va bene, perché le relazioni convalida non è semplicemente una association class tra biglietto e abilitatrice, perché convalida deve partecipare anche ad altre relazioni. Attiva 2 non deve partecipare a null'altro, quindi è possibile modellarla con qualcosa di più leggero come una association class. Quindi il vero discriminante è: la classe intermedia fa anche altre cose o il suo unico scopo nella vita è quello di dare informazioni aggiuntive su quella relazione? Se fa anche altre cose, deve essere modellata come classe, altrimenti sta allora la scelta. Quindi questo ci semplifica un pochino il lavoro. Ci sono altre espansioni come la generalizzazione, che di fatto tratta l'ereditarietà tra una classe e un'altra, quindi una classe più generale e ne deriva una più specialistica, ma ve la lascio per la settimana prossima, perché si usa poco e sommato di nuovo aggiunge un livello di mal di testa in più. Allora, i turni di oggi sono quelli che ho detto. Vi ricordo che giovedì c'è solo la prima ora del pomeriggio, quindi dalle 16 alle 17:30 e basta, e poi ci si rivede martedì prossimo. Quindi giovedì 8 non abbiamo 3 ore ma solo 1:30. Thank you.